È di Marco Rocca, amministratore delegato di Mottolino SPA, uno dei fiori all'occhiello dell'impiantistica livignasca e più in generale dei comprensori sciistici della provincia di Sondrio, la prima replica alla graffiata di ieri di Mario Cotelli sulle Olimpiadi del 2026 in Valtellina. Sono un'opportunità e se sì, in che misura per la nostra provincia? E il mondo dell'imprenditoria locale come le valuta e le accoglie? Ma in termini assoluti credo che si possa dire che le Olimpiadi sono un'opportunità per un territorio come il nostro, soprattutto per un territorio che ha bisogno di essere anche rilanciato dal punto di vista turistico, che ha un certo tipo, insomma, di caratteristiche, che può sicuramente accogliere un'Olimpiadi come questa, ma a condizioni, ci devono essere alcune condizioni importanti, tra cui sicuramente il fatto una programmazione anticipata, di sicuro, spesso e volentieri si assiste a questi eventi e si arriva a vedere degli eventi con una programmazione, diciamo, di pochi mesi e poi i progetti diventano dei disastri. In questo caso ci sono tanti anni e credo che valga la pena di cogliere questa tempistica, per anticipare tutto. Devono essere progetti che rimangono nel tempo, perché assolutamente qui, voglio dire, se andiamo a vedere anche solo recentemente le Olimpiadi che ci sono state a Vancouver, nella fattispecie Whistler ha fatto una programmazione dove hanno fatto un villaggio olimpionico, che è un villaggio olimpionico rimasto sul territorio per appartamenti dedicati poi a gente che lavorava sul territorio, quindi una sorta di edilizia convenzionata fatta, sì, per il periodo delle Olimpiadi, ma che poi è rimasta ed ha dato possibilità di vivere sul territorio della gente che non se lo sarebbe potuto permettere. Per cui oggi, con le problematiche che presenta anche Livigno in questo caso, ma anche altri territori, di grosse difficoltà di alloggi per i collaboratori delle nostre attività, questo sarebbe sicuramente una cosa su cui ragionare. No? Oggi non possiamo dire, c'è una prospettiva di un'Olimpiadi, che bello e basta, no? Che bello se ci sono alcune condizioni, anche per esempio tutta la parte infrastrutturale, parlo di strade, parlo di lo snodo di Tirano, piuttosto che i tunnel, che sia quello della Svizzera verso Livigno, che sia quello del Mortirolo, che siano altri, che sia quello dello Stelvio, i collegamenti impiantistici tra le varie località. Questi sono requisiti che dovrebbero, spero, che siano tenuti in considerazione in una programmazione di così lungo termine, che dovrebbero veramente essere una vera opportunità per il territorio, perché altrimenti, se è l'evento fine a se stesso, allora non serve assolutamente niente. Questo sono abbastanza convinto. E poi altro aspetto che sicuramente mi sembra di aver colto un po' dalla comunicazione di Cotelli è anche quello sul brand e sulla comunicazione. È verissimo, oggi le Olimpiadi si dice Olimpiadi Milano Cortina. Possiamo correre il rischio di uscirne totalmente, voglio dire, sconosciuti da un evento del genere, ma però possiamo anche essere molto bravi nel anticipare il tutto e fare una comunicazione gli anni precedenti e essere in grado di presentare il territorio come quel territorio che coglierà le Olimpiadi di Milano Cortina, non uscendone, ecco, totalmente anonimi.